A novembre 2007, quindi prima che finisse la scadenza del mio mandato, noi stanziamo, delibera numero 61 del 14/11/2007, stanziamo ben 622.000 euro e rotti per la viabilità e per aggiustare via comune. Prevedevamo in quel caso quei fondi per fare la strada del lavinaio, abbassare il tubo dell'acqua, fare il ponte e poi eventualmente con i resti fare un pochino le strade, aggiustare le strade di via comune. Ebbene, l'amministrazione Granata Saladello, Saladello Granata, è la stessa cosa, con delibera numero 51 del 30 luglio 2008, che fece, e questo è scandaloso perché prese i vostri soldi e li spostò altrove, prese 400.000 euro di quel finanziamento e li spostò proprio letteralmente con delibera questa qua da via comune. Andò ad aggiustare Viale della Repubblica, dove, a parte i marciapiedi e le strade, hanno messo 27 panchine, a capire il senso, su 200 metri di 27 panchine. Per cui, voglio dire, queste persone che oggi sono così sensibili ai vostri problemi non l'hanno dimostrato nel recente passato. E la cosa che fa riflettere soprattutto, che nella giunta che vi ha fatto questa grossa scortesia, perché sono soldi, erano soldi destinati a Via Comune, quindi a voi di Via Comune, in quella giunta erano presenti, oltre al sindaco Granata, come assessori Antonio Mauriello, vice sindaco, oggi candidato Consolatillo, Luciano Barrelli, assessore, candidato Consolatillo, Antonio Di Rosa, assessore, candidato Consolatillo, Antonio Ferrillo, assessore, candidato Consolatillo, Pasquale Napolano, assessore, candidato Consolatillo.